Nella nostra regione, la regione Marche, abbiamo non tantissime microbiologie che non sono organizzate però in una struttura di apertura H24. Sono microbiologie che lavorano comunque in rete e nelle quali abbiamo previsto come applicazione nel piano di contrasto all'antibiotico resistenza delle innovazioni, innovazioni che riguardano la stesura di protocolli che permettono di raggiungere in ogni microbiologia lo stesso livello minimo di modalità di trattamento del campione e di refertazione e di conseguenza anche di verifica di quelli che sono i fenotipi di resistenza e che hanno permesso di poter partecipare a dei programmi di raccolta dati relativi ai microrganismi che circolano sia in ambiente ospedaliero che in ambiente extraospedaliero, fornendo dati univoci dello stesso paziente. Questo è stato possibile lavorando in rete e fornendo appunto trimestralmente dal 2013 questi dati all'Università di Ancona che ci ha permesso quindi di verificare e tracciare nel tempo il passaggio eventualmente di antibiotico resistenze da una struttura all'altra. Quelli che saranno i nostri obiettivi futuri saranno proprio quelli di non focalizzarci solo sulla circolazione dei multiresistenti, ma di focalizzarci anche sulla diciamo sorveglianza attiva a partecipazione appunto regionale in modo tale da poter costruire dei report da pubblicare nel sito regionale proprio per verificare l'andamento epidemiologico delle resistenze.